Let's go! Benvenuti, ovetti, nel mio nuovo Let's Play di Pikmin 3 Deluxe. Sì, lo so, ho saltato Pikmin 2, ma è meglio così, giusto? Premiamo L più R e, dovrebbe essere abbastanza ovvio dalla scritta Deluxe, sto giocando alla versione per Nintendo Switch. Io posseggo anche Pikmin 3 per Wii U e infatti punterò alcune delle differenze che ci sono tra quella versione e questa versione. Però fidatevi di me, è molto più pratico registrare questa versione di gioco. Non perdiamo altro tempo e cominciamo la storia. Abbiamo una scelta molto importante da compiere. Livello di difficoltà normale, difficile o ultra piccante, che non posso neanche selezionare perché non ho ancora finito il gioco in modalità difficile su questa console? Normale. Galactic Date 20XX. At the far reaches of space lies a planet on the brink of ruin. The planet's name? Copai. Due to a booming population, booming appetites, and a basic lack of planning, Copai's inhabitants have all but exhausted their food supply. Their only hope is to find another planet with edible matter. Accordingly, they send unmanned scout vessels called Sparrows out into space. To their dismay, the search is proving fruitless. Just as they're about to give up, the final vessel reports back with news of a miraculous discovery. They mobilize to investigate the planet, which they name PNF-404. Copai's last hope rests on three intrepid explorers. Explorer's 279,000 light-year voyage nears its end. But as they initiate the landing sequence, something goes horribly wrong. Giorno 1, ore 8:44, luogo dell'atterraggio di Charlie. Mi sembra di sentire qualcosa. Dove mi trovo? Ma certo, deve essere il pianeta PNF-404. Qui Charlie, rispondete! Qui Charlie, rispondete! Brutto segno, nessuna risposta. Capitano Charlie! Chissà se gli altri dell'equipaggio sono salvi. Comunque sia, saranno nei guai senza di me. Forse è il caso di mettermi a cercare quei due, per prima cosa. Movimento! Usa lo stick sinistro per muoverti. Duh. Strategie. Se non riesci ad andare avanti, basta premere su. Abbiamo già visto questa funzione quando ho provato la demo di questo gioco davvero tanto tempo fa. Quindi non mi soffermerò troppo su questi dettagli. Intanto, vi ricordo che siamo su un pianeta alieno, con i suoi abitanti. Ma questi... che esseri sono? Ce ne sono altri! E ce ne sono altri anche quassù! Ah, ti ho anticipato un po'. Non importa. Intanto non possiamo andare avanti perché dei funghi ci bloccano la via. Ah, se solamente potessi trovare un modo per distruggere quei funghi. Ehi! Forse questo è... il loro quartier generale?
Ehi, possibile nemico in avvicinamento! Usa il fischietto. Proverò a spaventarli con il fischietto. Mi spiace davvero tanto, Charlie. Effetto opposto! Ah, mi hanno circondato! Possa via! Lanciamo via tutti questi... cosi! Ancora non sappiamo che sono Pikmin, tecnicamente. Non sembrano avere intenzioni bellicose. Aspetta. Con B li chiamo a raccolta, mentre con A li lancio. Fischietto, premi B per chiamare queste creature misteriose. Chissà come si chiamano. Premi A invece per lanciarle via. Forse posso comandarli per fare qualcosa per me. Esatto, Charlie. Magari qualcuno ancora non è così familiare con la saga Pikmin. Pikmin è un gioco strategico in tempo reale. Ci sono risorse da mantenere, Pikmin da non far morire e tanta roba da fare. Mamma mia, è un let's play che completerò al 100%? Non lo so, il motivo ve lo spiegherò più tardi quando vedremo qualche altro personaggio. Con R posso guardarmi intorno, ovviamente è importante girare anche la telecamera. E mi raccomando, non mancate questi Pikmin gialli qua sopra. Il massimo è 30 in campo, prendete tutti e 30 i Pikmin. Ci sono inoltre dei funghi enormi. Più Pikmin collaborano per distruggere un ostacolo, attaccare un nemico o altro, prima farete tutto quanto. Ancora non posso usare tipo il comando all'attacco o mirare i funghi, ma lo potrò fare a breve. Quindi... alla fine non dà fastidio, siamo nel tutorial dopo tutto. Continuano a seguirmi. Solamente da questa schermata si può vedere quanto sia bello il gioco. Magari non sarà il più realistico in quanto grafiche, ma è trattato comunque molto molto bene. Siamo adesso su una radice. Gli abitanti di Koppai sono... estremamente piccoli rispetto a noi umani. Sono alti circa 4 centimetri, qualcosa del genere. Siamo molto molto piccoli. E questo è un mondo gigantesco. E ovviamente i Pikmin non sono gli unici abitanti di questo mondo. Fortunatamente per noi questi nemici qui sono molto deboli, anzi che vanno KO con la luce di questi funghi. Ma bisogna stare attenti a quello che si cela nell'oscurità. Giorno 1, ore 8:46, luogo dell'atterraggio di Alf. Credo di essere ancora vivo. Alf. C'è anche Smash lui, eh? Sono Alf, ingegnere della navicella spaziale Drake. Mi sono dovuto lanciare un istante prima dell'impatto dovuto a un errore di pilotaggio. Il resto della squadra starà bene? E la Drake, dove sarà finita? Ho detto Drake in quel modo perché Alf, quando parla, dice Drake. Ed è divertente come cosa. Una carota. Ma cos'era? Pensavate seriamente che il gioco cominciasse con dei Pikmin gialli al posto dei Pikmin rossi? È la creatura di prima. Ha anche degli amici. C'è qualcosa appeso al ramo. Fortunatamente la conoscenza dei pulsanti si tramanda da Charlie ad Alf in un istante, trapassando il tempo e lo spazio. Comunque agganciando con ZR possiamo colpire il frutto rosso e abbiamo liberato la cipolla. Trovo molto divertente come la cipolla di Pikmin 1 e 2 sia bene o male un UFO, mentre qui sia un... E io che pensavo che fosse del cibo. Non è commestibile. In realtà sembra una succosissima bacca
perché non è più alta di quanto, 5 cm, forse sembra più una fragola che una cipolla. Comunque sia, credo di aver fatto contenti quegli esterini rossi. Ah, stavo dimenticando, devo trovare quei due. Guarda avanti usando ZL e intorno a te con R. Se usi un Joy-Con non lo sto usando, quindi non importa, sto usando un Pro Controller. Pikmin, adunata! Mi stanno seguendo, già Alf. I Pikmin seguono il loro comandante, in questo caso sei tu. E laggiù vedo qualcosa di molto interessante. Ah, il mio Coppad! Sì, è un gamepad della Wii U e si chiama Coppad. Con quello potrei scoprire dove si trova la Drake. Tuttavia, siamo troppo bassi per andare a prenderlo. Fortunatamente abbiamo i Pikmin dalla nostra parte e ce n'è un altro anche laggiù. Allora, prima di tutto meglio prendere il quarto Pikmin rosso, ok? E cominciamo il primo compito dei Pikmin rossi, che sarà seguito da altri compiti che faremo più tardi. Mi raccomando, fate anche voi i compiti, però dopo questo video, eh? Nel frattempo che i Pikmin lavorano, devo spiegarvi perché ho scelto di portare direttamente Pikmin 3 al posto... Dov'è finito il pezzo di... Ok, non importa. Andate all'attacco, ok? Devo spiegarvi perché ho scelto di portare direttamente Pikmin 3 al posto di Pikmin 2. In maniera estremamente sintetica, a me non piace per niente Pikmin 2. Questo gioco è molto meglio. Ci sono dei quality of life che hanno aggiunto con l'uscita del 3 che sono fantastici e... Ripeto, non ci penso nemmeno a portare il 2. Non ora almeno. E lo so, sto portando un gioco che è stato importato dalla Wii U alla Nintendo Switch dopo aver portato un let's play di un gioco che è stato importato dalla Wii U alla Nintendo Switch, ossia appunto Tropical Freeze, che è appena finito. E vi ricordo che Kirby è la stessa cosa, però da Wii a Nintendo Switch. Intanto abbiamo finito di ricostruire il ponte, giusto? Una volta finito il ponte, i Pikmin torneranno automaticamente dove hanno preso i frammenti. Tenete bene a mente questa cosa perché lo faranno anche dal prossimo giorno in poi. Parlando delle giornate, abbiamo tempo infinito in questo primo giorno. Già dal secondo si comincia davvero con la corsa. Intanto, Coppad. Yahoo! Meno male, funziona ancora. C'è già una differenza dalla versione Wii U. Vedete che c'è una zona un po' più cupa nella mappa? Quella che non abbiamo ancora esplorato? Nella versione Wii U è completamente cancellata. Dovete camminarci voi per poterla sbloccare nella mappa. Qui invece è solamente un po' più scura. Grazie mille per avermi fatto vedere tutta quanta la mappa gioco. Comunque, facendo scorrere lo schermo del Coppad, posso esplorare l'area in cui mi trovo e magari trovare anche la Drake. Sì, lo so, lo so. Chissà dov'è la Drake? Non c'è un impulso elettromagnetico là a sinistra, vero? Comunque, eccola qua. Eccola lì. È la Drake. Non è molto lontana. Forse una volta lì potrei ritrovare il resto della squadra. È uno scioglilingua. Ora possiamo avvalerci anche del Coppad. Usa il radar per vedere la mappa e la foto Coppad per scattare delle foto. Esatto, gente, si possono scattare foto ai Pikmin. Ed è una cosa stupenda, anche un po' stupida a volte in realtà. Con meno si fa, abbiamo un po' di tempo quindi lo posso fare adesso. Le foto sono bellissime. Il sistema di macchina fotografica di Pikmin 3 è così bello. C'è l'autofocus per mettere a fuoco appunto lo sfondo o solamente un oggetto, mettere in defocus alcune cose. Potete anche girarvi e fare delle foto ai Pikmin volendo, sempre in questo modo qui. Hey, ciao Pikmin rossi! E già che ci sto a questo punto, scattiamo la prima fotografia. Eccola qui. Puoi vedere le foto che hai scattato nello schermo di scelta dell'area. Inoltre, achievement! Anzi, in realtà sono trofei. Ah, parleremo dei trofei a fine giornata. Intanto qui ci sono dei fiori gettone. Abbiate l'accortezza di attivare tutti i fiori gettone, perché vi servono. Quell'oggetto rosso sarà commestibile? No, non sono commestibili, ma sono estremamente utili. C'è scritto uno su uno. Possono collaborare per portare un oggetto alla cipolla, in questo caso la cipolla, più Pikmin, fino a un massimo del doppio. In questo caso sarebbero stati due Pikmin a portare un gettone. La cosa ovviamente velocizza il tutto. Ehi, sono venuti fuori dei germogli. Sveglia Pikmin, sei appena nato.
Pikmin rosso. Pensavo fosse... grigio. Ah, ecco, è così che si riproducono. Che creature straordinarie. Mi sa che l'ho già detto durante la demo. Però... mamma mia, fortuna che hanno aggiunto questa funzione. Perché in Pikmin 2 si poteva fare, tra virgolette, anche in Pikmin 1, ma non era per niente così veloce come questa tirata di Pikmin. Adesso però dobbiamo andare avanti ed è il momento di affrontare dei nemici! Che fortunatamente sono innocui. Questi qui sono dei tarli molari femmina. Li abbiamo anche incontrati in Pikmin 1. Completamente innocui, non possono neanche sconfiggere i vostri Pikmin. È impossibile, credo sia impossibile almeno, perdere Pikmin durante la prima giornata. A quanto pare i Pikmin non possono portare i tarli in coppia. Non è un grosso problema, i cadaveri di nemici danno altri Pikmin alla cipolla, o meglio, fanno spuntare altri Pikmin. Grazie mille. Devo adesso andare a prendere circa 20 Pikmin, perché devo appunto, indovinate un po', andare avanti con la storia. Ho sbagliato, non dovevo lanciarli, dovevo raccogliere. Ogni tanto mi sbaglierò con i comandi, è normale, gente. È da un bel po' in effetti che non gioco a Pikmin 3, quindi sono un po' fuori mano. Ehi, una scatola con su scritto 20. Chissà che cosa devo fare, magari devo spostarla con 20 Pikmin. Per trovare la Drake devo passare per di qui. Fortunatamente, in questa area potete ottenere un massimo di 21 Pikmin. Intanto, questo fiore gettone è gigante. Si chiama davvero fiore gettone, non mi sto inventando il nome, mi raccomando. È tecnicamente un nemico di Pikmin, anche se non fa niente se non darvi gettoni. Quando date... un'altra cosa, lo so che è tutorial, sono cose base, ma è importante dirlo. Quando date un gettone rosso alla cipolla rossa, darete più Pikmin, giusto? Beh, le cose cambiano un po' in questo gioco. Però abbiamo solamente un tipo di Pikmin per il momento, quindi è un po' inutile parlarne, quindi lo faremo più tardi. Una cosa importante però, che riguarda la demo che ho citato prima, se volete provare la demo è possibile scaricarla gratuitamente dal Nintendo eShop. Finirà dopo un certo punto della storia, vi avviserò nei prossimi video, mi raccomando. Però sì, è gratis e volendo potete anche cambiare idea. No, no, basta, basta. Una cosa divertente però da dire... PNF 404 sta per Planet Not Found 404. Già. All'attacco, miei prodi, spostate la busta di carta. C'è qualcosa? Sembrano degli appunti. Chissà se si riescono a decifrare tramite il coppad. I Pikmin nascono dalle cipolle e vi dormono dentro. Pare si possano leggere. Quindi questi esserini si chiamano Pikmin. Non sembrano appunti scritti dal capitano, però. Ad ogni modo, li aggiungerò agli appunti di ricerca del coppad. Installazione in corso. Installazione in corso. Installazione in completo! Sì, lo farò ogni volta, perché è divertente. Di chi saranno questi appunti? C'è qualche altra forma di vita intelligente sul pianeta? Wow, bravissimo Alf, insulta i tuoi... compagni di avventure. Non abbiamo altro da fare in questa zona, quindi, secondo il radar, qui in fondo c'è la Drake. Quindi andiamo in questa grotta misteriosa, sperando di non fare la fine di Charlie. Chissà che cosa gli è successo, Radar Coppad 2. Cambia l'orientamento del radar Coppad nella sezione impostazioni. Non lo farò, preferisco il nord che si muove. E la minimappa, importante, non c'era nella versione Wii U. C'è solamente qui. Nella versione Wii U bisognava guardare il gamepad della Wii U, ovviamente. Alpha ha detto che i funghi non sono commestibili. È vero. Almeno per i coppaiani. I coppaiani mangiano solamente frutta, non funghi. Ma che costruzione è questa? È stata fatta da una forma di vita intelligente? Alf, perché cerchi sempre forme di vita intelligenti? Comunque, è il momento di mandare tutti all'attacco con X. L'ho fatto anche prima, basta premere X e i Pikmin andranno dove il vostro cursore sta puntando. In questo caso, il muro di terra, si chiama ufficialmente così, non ho scelto io il nome. Abbiamo finito, vero? Distruggi! Ma perché c'era questo muro? Non lo so, chiedilo... agli sviluppatori del gioco. Speriamo che gli altri stiano bene.
Eccola, è la Drake. Ma non c'è nessuno. E il Copad non rileva alcuna forma di vita. E ora io cosa dovrei fare? Una chiamata. Chi sarà? Alf, sono io, Brittany. Oh, meno male. La Drake è lì, vero? Io, beh, sto bene. Però non posso uscire da dove mi trovo. E poi, ho fame. Oh, si è interrotta la comunicazione. Forse siamo troppo lontani? Comunque sia, ottimo. Sembra che Brittany sia sana e salva. Eh? Cos'è stato? Ho sentito uno strano verso. Scusa, era il mio stomaco. Il sole sta calando. Forse qui ci sono creature più attive di notte? Intanto, penso che la decisione più saggia sia di allontanarsi dalla superficie. A causa dell'impatto durante l'atterraggio di emergenza, abbiamo perso molte scorte. Del cibo che abbiamo portato da Koppai ne rimane per 3 giorni. Vorrei chiedere che frutto dia quel succo così blu, ma non importa adesso. Da domani dobbiamo scandagliare meglio il territorio e cercare più cibo. Che ricordo, è la missione principale del gruppo. Dobbiamo trovare un modo per dare cibo al nostro pianeta. Giorno 1, recapito finale, nuovi orizzonti, completa il primo giorno sul pianeta PNF-404. Radar Copad 3, rivedi le tue azioni con quel pulsante per migliorare la tua strategia. Se non sbaglio non c'era nella versione Wii U ed è comunque uno strumento molto utile, soprattutto se volete ripetere il giorno. Vedremo come ripetere il giorno, quindi tornare indietro nel tempo tecnicamente domani, però qui possiamo vedere tutto quello che abbiamo fatto. Dove abbiamo preso Pikmin, dove abbiamo sconfitto nemici, dove siamo stati, tutto quanto. È molto molto comodo, soprattutto se perdete tipo un centinaio di Pikmin e dovete capire che cosa avete appunto sbagliato, se non avete sbagliato una battaglia, intendo. Va bene, non importa adesso. Perché c'è un'altra icona nello schermo di fine giorno, ossia i trofei. Non completerò tutti quanti i trofei del gioco. No, e poi no. Guardami negli occhi. Eravamo venuti sul pianeta per raccogliere cibo, ma siamo incappati in un incidente. Grazie a delle creature di nome Pikmin, ho ritrovato la Drake, ma non c'era più la chiave di attivazione. Per fortuna, sono riuscito a mettermi in contatto con Brittany. Domani cercherò di trovarla. Quando ho preso il volo con la Drake, la cipolla madre dei Pikmin mi ha seguito. Curioso. E adesso io vi lascio. Nella prossima parte di Pikmin 3 Deluxe andremo alla ricerca di Brittany. See you next time, baby.